Si va! Ah giusto, non è ancora il momento. Però sì, il fuoco si può usare anche sott'acqua. Strano, vero? Fire! E ovviamente il corallo, per qualche strana ragione, si restringe. Buon per me però, vai. Ah ecco, i primi nemici sono i Subgoomba, giusto si chiamano? Sì, sono i Subgoomba. Attenzione perché sono un po' odiosi, quindi cominciamo a sconfiggerli. Vorrei far vedere come attaccano, però non è il momento, perché li odio questi qui. Sono un po', non dico difficili da sconfiggere, però odiosi. Ok. Yeah, super funghi. Allora, inoltre non li sconfiggerò tutti quanti. Di solito entro in un'area. E come ha fatto adesso colpito Luigi? Di solito entro in un'area e poi li sconfiggo tutti quanti. Però non penso di farlo questa volta, perché sono davvero troppi. Allora, Luigi usa la mano, che dovrebbe essere super efficace, giusto? È super efficace? Thunder. No, è fortuna. Quindi questi Goomba non hanno una resistenza elementale. E non hanno neanche una debolezza, a quanto pare. No? Ok. Preso. Vai con... ah, giusto. Adesso vi faccio vedere questo. In pratica, i nemici volanti evideranno le mani. Un po' come i martelli. Quindi attenzione, mi raccomando. Espulsione! Bong! Can... Ching! Perfetto. Nulla addirittura, eh? Mm. Allora, queste spine sono spine. Infatti vi... teletrasportano più avanti, a quanto pare. Però sì, sarei molto attenti, perché... vieni qua. Perché appunto possono essere molto odiosi. Cominciamo con il doppio martello, dai. So che sto sprecando praticamente tutte quante le mie risorse fratelli, però sono... beh, annoiato da questa... da questi Goomba. Il fontale marino è la parte più odiosa di tutto quanto Super Mario... Super Mario? Di tutto quanto Mario e Luigi Superstar Saga, secondo me. Allora, adesso come... non ho cliccato B in tempo. Allora, cominciamo subito col dire che siamo quasi arrivati alla parte X. E per parte X intendo siamo quasi arrivati, non osare, all'episodio in cui ho interrotto il vecchio Let's Play. Divertente, vero? Questi sono i Calamachi, credo. Quindi attenzione perché fanno così. Non hanno altri attacchi, sono solamente questi gli attacchi loro, però sono odiosi. Calamachi, vai. Uno, dos, tres. Ok. E salto espulsione sul calamaco, dai. Non vedo l'ora di prendere l'avanzato perché è davvero utilissimo. Allora, Goomba che vola nell'acqua, ovviamente. E stomp. Anche tu? No, questo qua ha fatto un altro attacco normale. Bene, fortunatamente l'abbiamo preso. La mano non era solo fortuna, vero? Cioè è solo fortuna, non è super efficace. Ok. Allora, i nemici marini, attenzione. Ok, vorrei farvi dire una cosa tanto per... allora, avete visto che abbiamo fatto quanto? Poco danno, tra virgolette. Lasciamo caricare un po' più la mano. Ora, non so perché, però a volte lasciare caricare la mano al limite vi rende l'attacco più forte. Non ho capito neanche io il motivo, però c'è. Vieni qua, Goomba. Ok. Occhidocchi. Allora, vai con un altro doppio martello, tanto per... Mario ha tantissimi punti fratello, l'ho notato solamente ora, però... vai con salto espulsione, vai. Da adesso in poi taglierò le battaglie, a meno che non trovo dei calamachi, perché... anzi no, ci sono dei calamachi nelle prossime battaglie, quindi altri tre calamachi, e poi penso di smetterla. Un po' di vita? No, un po' di... fratelli? No, vita... sto un attimo vedendo qual è il bonus che mi conviene aumentare. Sì, vai, difesa. E... 5 in difesa! Wow, Mario! Ok! Luigi level up! Un po', vediamo un po' gli HP se posso aumentarli. Non converrebbe troppo. No. Lo so che faccio così ed è una cosa un po' odiosa, però voglio farlo. 2, che schifo, però vabbè, niente, meglio di uno, meglio di uno. Ok, si scende. E per qualche strana ragione le meduse sono considerate elettriche, quindi Luigi, vai. Thunder. Apriti sesamo. Ok, si va. E qui ci sono, appena scendiamo, i calamachi. Quindi cominciamo a sconfiggerli un po', perché sono carini. Allora, 1, 2 e 3. Attenzione al tempismo, mi raccomando. Questi nemici sono anche leggermente più duri del solito nemico che si trova sulla terraferma. Quindi, attenzione. Ho sbagliato. Espulsione, vai. Fong, oh, ouch. Scusate, non l'ho fatto apposta. Ok.
cala, sono un calamacco. Andiamo con il salto normale, dovrebbe bastare, vero? Sì, fortuna addirittura. Ancora, spong. Pam. Dai, finiamola. Pum. Altra fortuna, wow. Attenzione. Ah, me ne sono accorto dopo che siamo sulle spine. Ok, un altro calamacco e poi abbiamo finito, dai. Sono un bel po' più veloci di noi, quindi attenzione. Ok. Inoltre, tutti quanti i nemici che abbiamo già affrontato sono suscettibili a mani. Alcuni, intendo. Quindi attenzione, perché ad esempio i cosi, sono deboli al fuoco, per esempio. Quindi, particolare attenzione. Un po' anche come... Ah, ci sono altri nemici qua, è vero, che dobbiamo sconfiggere. Un attimo che sto morendo. Intanto non ho capito che è successo. Ok, bene. Ok, dovrebbe bastare adesso, perfetto. E andiamo un po' a sinistra, dai. Evitiamolo. Perché non riesco... Allora, è un po' difficile perché bisogna coordinarsi perfettamente. Non riesco a cliccare B, perché? Ok, ora premo B fortissimo, vediamo se non riesce a volare Mario. Oh, ce l'abbiamo fatta. E qui non si può andare, perfetto, sbaglierò strada. No, ok, ce l'ho fatta. Allora, qui c'è una sottospecie di minigioco, quindi... Ah, ci sono altri nemici da affrontare però, ok. C'è un ultimo nemico che non abbiamo ancora incontrato, che vorrei incontrare, sperando che sia qui dentro. Non c'è. Pazienza, sarà nella prossima area forse. Loop, loop. Sono un calamacco. Ok. Sai che ti dico? Ciao calamacco. Sarò bello incontrarti. Muori. E tu salta espulsione. Devo sbloccare l'avanzato, già l'ho detto, quindi... Ok, fine. Attenzione, ok. Non sono qui. E vediamo un po' che succede se premo questo bottone. Pong. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora, ricordarsi... Oh, un attimo, fermi. Sbaglio o... Allora, so che più in là, in uno di questi si può entrare. È un po' strana come cosa, però è così. Cioè, non è Thunder, è Mario. Ok. Allora, vediamo se ricordo l'ordine dopo aver fatto il deficiente per 2 secondi. Dovrebbe essere questo. Spero di sì, perché sennò devo ricominciare, a quanto pare. Ops. Brucia di passione. Dovete stare proprio davanti? Ok, bene. Penultimo. No, non è questo! Non è questo! No, era quello? Era quello? A quanto pare sì, era quello. Ok. Perfetto. E quindi si scende, vai. Dovremmo essere quasi arrivati al punto X. Ah, e qui ci sono i nuovi nemici, quindi vieni, Goomba. Ci sono? Ah, no, non sono qui però. Dannazione, so che ci sono nuovi tipi di nemici qui dentro. Perché già ho detto, ho registrato già questa sessione, scartandola. Però, sì, ci sono altri nemici qui, ok? Ok, salto espulsione. Scatum. Pum, ciao. Allora, calamaco. Fritto. Pum. Salto normale dovrebbe bastare, vero? No, non basta, wow. Stung. Wow, l'attacco, la differenza di attacco di Mario e Luigi è abissale. Ah, capito perché siamo sui fondali marini. No. Però, altra fortuna. Super sciroppi. Seriamente, vieni qua. Ci sono dei nuovi nemici. Eccoli qua, finalmente. Questi sono... Gli... Eking Goomba. E nonostante siano sott'acqua, sono suscettibili al fuoco. Oh! Dannazione! Ho volato via questo coso. Sì, può capitare. Possono uscire cosi dorati da quello. Però se non erro c'è un modo per distruggerli senza farli volare via, i fagiolotti dorati. Ed è davvero un problema perché droppano degli oggetti rari. Quindi abbiamo praticamente failato nell'ottenere un oggetto raro. Peccato. Però sì, può accadere la stessa cosa che succedeva nel bosco ghigno. Quindi attenzione, particolare attenzione. Un altro! Cioè... O li otteniamo o non li otteniamo. Penso che non ottenerli perché sono fuggiti in pratica. Però... Ah no, 2 tessere spine, bene. Perfetto. Allora, inoltre, non ho capito il motivo, ma per salire più in alto bisogna fare il salto in alto. In acqua. Ok.
Cerchiamo di evitare i nemici perché non voglio affrontarli stavolta, perché li abbiamo già visti e non voglio tagliare, non adesso almeno. Quindi vai Luigi. E siamo in un altro punto di salvataggio, quindi sali Mario. Bravo. E fondale marino. Aria castello. Pom. Perfetto, allora, dannazione, quanti minuti sono passati? Mi ricordo che erano i 13 quando abbiamo iniziato. Sono già passati mezz'ora, perfetto, due video. Allora, saliamo e usciamo, tornando al castello ovviamente. Ma al confine di Fagiolandia? Strega ghignarda, va bene questo qua? Beh, va bene chiunque ora, presto, presto! No comment. Allora, prima di andare avanti volevo semplicemente farvi notare che c'è qui questa roccia che ancora non possiamo rompere, è troppo dura. E spiaggia Fagiolandia, ok, stavo leggendo fior di fagiolo, non ho capito perché. Luogo del surf, ma la vedremo più in là, quindi andiamo avanti. Ehi, fagiolino. Ehi, vi ho cercato per un bel po', temo che vi fosse accaduto qualcosa di tremendo. In effetti è successo un bel patatrack, diciamo. Dunque il fagiolo stella si è diviso in quattro parti che si sono dispersi ovunque? Sì, andiamo a trovarlo, dai. Cosa? Mi aiuterete a cercare le parti del fagiolo stella? Certamente ve ne sarei grato, ma veramente ora preferirei che voi due andiate all'aeroporto di Fagiolandia. Fiu, la realtà è che la principessa Peach giungerà in questo paese. Wow, bravo Luigi. E per questo paese la visita di un'autorità come la principessa Peach è un evento. Perciò mi piacerebbe che voi due stiate presenti alla cerimonia di accoglienza. Ecco perché dovreste recarvi all'aeroporto di Fagiolandia. A proposito, l'aeroporto si trova a sud del borgo di Fagiolandia. Io vado avanti, ci vediamo là. Perfetto, la principessa Peach a Fagiolandia. Ah, un momento peggiore no, eh. Comunque ci sono le bombe, quindi cominciamo a spiegare che sono. Nemici che non abbiamo mai affrontato sono suscettibili a... indovinate un po'? Fuoco. Burn. E non a tuono. Ok, però, attenzione. Ok, bisogna stare attenti perché i loro attacchi vi possono stordire. E se colpite troppo in fretta... aiuto. Ok, dicevo, se colpite troppo in fretta con il martello, beh, cose brutte accadranno. Per essere precisi, vi scoppieranno in faccia, ok? Espulsione, dai. Pong. Fu. Ciao. Ok, cerchiamo di farlo bene. Ecco, vedete? Vi colpirà in ogni caso, è una cosa bruttissima. Quindi state molto attenti, dovete stare pelo lì. E qui c'è un altro tubo verde che non ho preso prima, quindi perfetto. Allora, potrete teletrasportarmi, però non mi va. Oggetti, vieni qua. Ah, è vero, possiamo scottare Luigi da dietro. Brucia Luigi. No, comunque bisogna usare il salto in alto, quindi vai. E poi così. E così. Non preoccupatevi, non ci saranno altre coniazioni, quindi. Che strano bug grafico era quello. Ok. Vediamo un po', una trupina, perfetto, dai. O meglio, una trupina volante aggiungerei. Giusto? Si chiama così? Ah no, ali trupina, ok. Brucia. Mi raccomando, state particolarmente attenti al tipo di nemico che è presente qui, perché le mani vi serviranno prima o poi. Vi serviranno davvero tanto. Mano tanto per, lo so, l'ho fatto apposta. Perché volevo usare il salto espulsione, che se non erro ha effetto limitato, giusto? No, va benissimo, viene considerato come un salto allora. Allora, qui c'è un'altra parte della spiaggia. E quindi penso di tagliare tutti quanti i nemici perché le bombe le ho già spiegate e abbiamo già visto gli ali turpine. Quindi vai.